Segretario, la situazione è delicata e critica, c'è un'emergenza totale nel paese e anche in Abruzzo, da domani sarà chiusa anche la Sevel, fino a domenica l'azienda che in pratica rappresenta la nostra regione. Sì, in questa fase è necessario assolutamente evitare il contagio, bisogna quindi mettere in atto, le aziende devono mettere in atto tutte quelle misure che possono tenere lontano il contagio dai lavoratori. Quindi in questo senso anche la misura presa dalla Sevel e dalle altre imprese è importante, perché non possiamo permetterci di diffondere il contagio in maniera esponenziale. Quindi bisogna ridurre l'attività dove questa non viene operata nella massima sicurezza. Da questo punto di vista quindi abbiamo scritto anche ai prefetti chiedendo degli incontri e le cabine di regia, perché va verificato che vengano utilizzati da parte di tutti i lavoratori i dispositivi di protezione individuale e vengano rispettate tutte le norme messe in atto dal Governo nazionale e dalla Regione Abruzzo. Nei prossimi giorni uscirà il decreto che stanzierà ulteriori risorse per gli ammortizzatori sociali, e noi CGIL e CISL UIL abbiamo chiesto che tutti i lavoratori che diminuiranno, che non andranno più al lavoro e solo in seguito ovviamente all'emergenza, vengano coperti dagli ammortizzatori sociali. Questo è importante, una manovra che verrà messa in atto nei prossimi giorni. Segretario, poi c'è un'emergenza, nell'emergenza è quella che riguarda la sanità, gli ospedali ovviamente sono pieni, medici, infermieri lavorano con turni massacranti, e poi c'è anche il problema delle terapie intensive, perché il decreto prevede un aumento del 50%. Innanzitutto tutti noi oggi dobbiamo ringraziare il personale sanitario che con spirito veramente di abnegazione sta reagendo in maniera davvero eroica in questo momento di difficoltà. Dopodiché bisogna far sì che tutto il personale, anche lì a maggior ragione il personale sanitario, possa disporre di tutti gli strumenti, dispositivi di protezione individuale necessario, e mi riferisco non soltanto al personale delle ASL ma anche a tutto quel personale che lavora in appalto o in subappalto. Dopodiché è necessario assumere da subito personale sanitario nei nostri ospedali. Su questo abbiamo chiesto all'assessore Verì di farci conoscere quali sono i numeri appunto che l'assessore intende mettere e immettere nei nuovi ospedali, e soprattutto con quali procedure. Ovviamente non abbiamo tempo di porre in essere le normali procedure concorsuali, bisognerà porre in essere delle misure più veloci, tenuto conto che ci sono molti operatori che già oggi lavorano, hanno lavorato nel sistema sanitario abruzzese e quindi conoscono la realtà e sanno e possono essere da subito impiegati per i servizi di emergenza. Oltre questo è necessario disporre subito il piano di potenziamento delle terapie intensive e subintensive. Su questo vogliamo conoscere immediatamente il piano. Quindi protezione dei nostri operatori sanitari, assunzioni massicce di personale da subito, tre, piano di potenziamento delle terapie intensive e subintensive. Tutti quanti i lavoratori devono essere protetti. Per quei lavoratori che oggi e nei prossimi giorni non presteranno i loro servizi, devono essere messi da subito a disposizione gli strumenti degli ammortizzatori sociali, quelli ordinari e quelli in deroga, che verranno predisposti nei prossimi giorni a seguito del decreto ministeriale.